Il mio lavoro. Ti ricordo così. Buonasera. Semplicemente due cose. La prima, un grazie ai sindaci e a tutti i cittadini, i sindaci, le sindache, cittadine e cittadine che dopo sono qua. Abbiamo deciso come sindaci e come organizzazione di non parlare, il nostro è un gesto. Stasera parlerà la persona che più di ogni altro ha sperimentato cos'è l'odio. E questa è la prima cosa. Però la seconda cosa è un messaggio ai commentatori d'odio. Avete visto stasera la mobilitazione dei sindaci e dei cittadini e noi siamo pronti a tornare in continuazione in piazza se questo clima d'odio non cambierà. Do la parola alla milanese e all'italiana eccellente, la senatrice Liliana Segre. Ma stasera non volevo dimenticare nulla e nessuno, ecco, un po' per l'età che avanza, un po' per non fare gaffe, ho scritto, ma poi abbiamo stampato quello che ho scritto. E ringraziamenti al mio amico sindaco di Milano Giuseppe Sala, al mio amico sindaco di Pesaro Matteo Ricci, al presidente dell'ANCI, sindaco di Bari Antonio De Caro, e a tutti i più di 600, forse 1000 sindaci che da ogni parte d'Italia hanno risposto all'appello, hanno voluto essere qui con le loro fasce tricolori a rappresentare non un partito, non uno schieramento, ma un sentimento civico che è condiviso da amministrazioni di diverso colore politico unite oggi
in questa alleanza trasversale. Grazie. Grazie a tutti. C'è una grande musica in questa piazza, il tempio della musica oggi è all'aperto e non fa nemmeno freddo perché noi tutti siamo qui per parlare di amore e non di odio, lasciando l'odio agli anonimi della tastiera e invece guardiamoci... l'odio agli anonimi della tastiera e invece guardiamoci da amici, anche se ci incontriamo solo per un attimo. La poesia agli amici di Primo Levi spiega, una bellissima poesia, spiega come anche l'incontro di un attimo possa lasciare un ricordo per sempre. È empatia. È scelta di accogliere l'altro per quello che è, non solo per quello che noi vorremmo che fosse. Io ho conosciuto l'odio, ho conosciuto cosa vuol dire diventare un rifiuto di quella società civile alla quale credevo di appartenere. Ho sentito le parole dell'odio, odiose e insultanti. E poi ho visto, con i miei occhi, la messa in opera del programma feroce preparato dall'odio. Più tardi, quando ho trovato la forza di raccontare, guardavo e guardo, ancora adesso, gli occhi dei giovani che mi ascoltano e spero molto in loro, forse future candele della memoria. E stasera... non da nonna come mi presento di solito nelle scuole, ma da madre. Guardo negli occhi tutti questi meravigliosi figli con la fascia tricolore e tutti i semplici, straordinari cittadini che sono venuti qui per testimoniare loro. A me, nonna, che testimonio da 30 anni contro l'odio, sono venuti qui per gridare basta odio, parliamo d'amore.